Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto. Quello che ho in mano oggi non è un pedale. Lo so che può sembrare strano perché effettivamente sembra un pedale, ma è in realtà un amplificatore a tutti gli effetti. 150 watt di potenza, due canali completamente indipendenti, uno tipo Fender, uno tipo Marshall, uno evidentemente un po' più per i puliti, l'altro un pochino più verso i distorti, send e return, la possibilità di cambiare il canale che state utilizzando da questo pedaletto qua. Insomma, tanta roba, ve lo faccio vedere nel video di oggi, ma prima di tutto, sigla. Sembra un pedale, come vi dicevo prima, ma in realtà è un amplificatore a tutti gli effetti e devo dirvi che quando mi è arrivato mi ha stupito tantissimo e oggi appunto vi faccio ascoltare da un lato i puliti e dall'altro i distorti. Sono due i canali di questo amplificatore, c'è anche il send return per togliervi tutte le voglie di riverberi, delay, modulazioni, in modo da inserirle nel punto giusto ovviamente dove vanno messe. Il massimo di watt che puoi esprimere sono 150. Finite tutte queste robe un pochino più tecniche, vi facciamo sentire un po' di suoni, sia puliti che distorti. Dico facciamo perché c'è anche Claudio Bozzolasco che mi darà una mano. Ho ripreso a suonare, quindi qualcosina riesco a farlo, però appunto volevo qualcuno, e anche per darvi, diciamo così, due visioni, no, dello stesso strumento. Tutti e due suoneremo sul nuovo mini ampli Baroni, però con la cosa che saranno due mani, cioè quattro mani diverse, insomma due coppie di mani diverse tra una e l'altro, e quindi insomma la sentirete suonare anche diversamente perché risponde bene a pennata e musicista che poi ci suona sopra. Se volete potete iscrivervi al canale, ve lo dico sempre, se vi va potete farlo adesso, anche perché molti di voi guardano i video ma non sono iscritti. Partiamo dai puliti. Avete sentiti? Clean, bello fermo, e tra l'altro io l'ho sempre lasciato col gain abbastanza basso, se picchi forte inizia vagamente a dare un cenno di distorsione. La cosa interessante è che appunto simula un Fender, se volete più distorsione, come ho usato nell'ultimo sample, scusate, quello Foo Fighters per intenderci, ecco lì ho alzato la distorsione ma ho proprio sfiorato le corde, per cui c'era quasi la distorsione che voleva uscire fuori, per intenderci questa roba qua, no? Sentite che inizia a distorcere, però senza arrivare a questo punto, senza arrivare appunto alla distorsione stessa. E risponde bene alla dinamica, sentiamolo sotto alle mani di Claudio. L'ultima l'avrete riconosciuta di sicuro, Gli Angeli di Vasco, finalmente su Gas Tube suonata bene. Bravo Claudio, non come io che la suono sempre male. E no, non c'è questo, perché cambia, insomma, mi ha fatto vedere prima che la sbaglio sempre. Quindi bravo Claudio che finalmente l'hai suonata giusta e l'abbiamo vista giusta su Gas Tube. Comunque, allora, dicevo, tutte queste sonorità sono di stampo clean o appena distortino, se sostanzialmente Fender style. Se ci spostiamo invece sul secondo canale, abbiamo tutto un range di suoni che guardano invece un pochino più al mondo Marshall o giù di lì, dal gain più basso a quello veramente più rocchettaro. Quindi, cosa dirvi se non farvele sentire? Ma no, prima vi dico ancora una cosa.
casa, i due canali hanno l'equalizzatore indipendente, quindi voi potete fare bassi medi alti come diamine vi pare sulle due sonorità, che è molto importante perché sono molto diverse e molto complementari tra di loro, quindi le potete appunto andare a modificare un po' come vi pare, sia per quanto riguarda l'equalizzatore che il volume che il, la quantità di distorsione. Ovviamente sono due canali completamente indipendenti. Detto questo, crunch. Sono tutti suoni che non superano mai la metà della distorsione disponibile su canale 2. Avete sentito che, insomma, ci ho fatto del bel rock. E l'altra cosa particolare, se volete poi andate un attimo indietro, ve li potete riascoltare, l'equalizzazione: ho tolto un pochino di basse, le medie sulla metà, alti sulla metà in tutti i sample, escluso l'ultimo. In quello di Lenny Kravitz, Fly Away, ho messo i medi a cannone, proprio per andare un po' in quella direzione mediosa che è quel suono lì. E tra l'altro il suono è diventato veramente grosso così, molto figo, e vi fa capire anche la quantità di sonorità che sono disponibili all'interno del AFK proprio grazie a questo tipo di regolazione, cioè muovete i potenziometri bassi, medi, alti e tirate veramente fuori tante tante sonorità diverse. Lascio adesso la chitarra a Claudio, che tra l'altro chitarra che è la Guild Surfliner, fatemi sapere nei commenti se volete una demo ben fatta, proprio completa eccetera eccetera, chitarra che mi sta piacendo molto, molte sonorità particolari, l'avrete già intuito ascoltandolo, ascoltando appunto questi sample. Detto questo, appunto, vai Claudio. Bella carrellata di suoni, vorrei però farvi ancora sentire quelli ancora più cattivi, sia con il solo AFK 150 sia con l'AFK 150 regolato su uno dei suoni precedenti, ma con sostanzialmente un tube screamer a spingerlo, di modo da, insomma, ricreare quella che poi è una situazione reale da live, perché poi nasce effettivamente per essere suonato in live su una cassa vera, perché un ampli, ripeto ancora una volta, a tutti gli effetti, ha anche un'uscita di linea se volete con la simulazione di cassa, se non potete per esempio far rumore quando siete in giro, se dovete suonare in un luogo dove comunque non potete spingere col volume. Però dicevo, è fatto per essere messo in pedaliera vicino ad altri pedali, ma lui è l'ampli. Detto questo, vi faccio sentire prima una sonorità appunto da assolo utilizzando un tube screamer prima di un suono rock suo, gain a metà, e poi spingiamo a cannone l'ampli per qualcosa di più metal.
distorto della FK150, GT o D con il gain a metà, sostanzialmente un tube screamer delle Mixer, non è più in produzione ma un tube screamer, e per il resto tanto utilizzo del volume, come avete visto. L'ho usato spesso all'inizio per avere un suono un pochino più clean, cioè un pochino più clean tra virgolette, però meno distorto negli EA. Poi alla fine ho aperto tutto e ho avuto tutta la distorsione di cui avevo bisogno. Send e return, cioè nel send e return volendo potete mettere, come vi dicevo prima, il delay e il riverbero come ho fatto io, di modo ad avere la stanza giusta, insomma l'ambiente corretto. Vi lascio ancora all'ultimo sample di questo ampli formato pedale, insomma l'FK150 di cui parliamo oggi, con Claudio che ci suona qualcosa di un po' più metallaro. Insomma, questo era per dirvi dove può arrivare praticamente al limite questo ampli, come avete sentito tanto verso il metal, ci potete fare una svalangata di suoni, dai Fender più puliti o appena distorti fino a queste sonorità, il tutto dentro un amplino che a 4 ohm sviluppa 150 watt, a 16 ne sviluppa circa 40, e vi dico qua quanto ne sviluppa a 8 ohm perché non me lo ricordo, però insomma sono tanti, ci potete suonare tranquillamente su una batteria e più, quindi insomma secondo me è veramente bello, e niente, spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere magari nei commenti, credo che ci sia stato tanto suonato in questo video, fatemi sapere se vi è piaciuta questa cosa in cui parlo di meno e suoniamo di più. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!